Grazie, questo è un anno speciale per il verde che ci dà salute, polmone, insomma, in tutto il mondo. Il 2011 è infatti l'anno internazionale delle foreste e il WWF ha deciso di fare una grande raccolta di fondi per salvare i boschi italiani a rischio. Ma vediamo subito come un noto personaggio del cinema ha dato un appello, un deciso appello per dare il suo contributo al WWF. Vediamo. Ci sono luoghi capaci di raccontare la magia del cambiamento, dove la natura trova spazio per crescere e rinnovarsi. Sono i boschi sottratti al degrado, allo sfruttamento. Sono le oasi. Quest'anno vogliamo salvare un bosco italiano. Aiutaci inviando un SMS. 45507. Sarà una nuova oasi per te. Come dice Luca Argentero, con un piccolo gesto ognuno di noi può salvare i boschi italiani. In particolare quest'anno la missione del WWF è quella di salvaguardare tre aree di grande valore naturalistico del nostro paese che sono gravemente minacciate. Ne parliamo stamattina con Isabella Pratesi, responsabile conservazione del WWF. Quali sono questi boschi e cosa possiamo fare per salvarli? Mentre le do il benvenuto. Sono tre meravigliose aree che uniscono l'Italia dalle Prealpi alla Puglia. Sono tre luoghi incontaminati e meravigliosi. Il bosco della Val Predina, dove si ospitano animali unici come gru, erone, tassi, purtroppo minacciati da bracconaggio e dal taglio degli alberi. Poi abbiamo il bosco alla foce dell'Arrone, sulla costa del Tirreno, salvato veramente per miracolo dalla speculazione che ha distrutto, che ha cementificato le coste laziali, per arrivare al bosco di Marzagaglia, nel cuore della Puglia, uno scrigno verde dove alberi secolari ancora oggi proteggono e accolgono una biodiversità veramente unica. Cosa possiamo fare? Ecco, possiamo fare moltissimo. Io c'è un racconto molto bello, che è il racconto dell'uomo che piantava gli alberi, che alla fine, dopo aver piantato tutta la vita gli alberi, si trova ad aver creato una meravigliosa foresta piena di acqua, di vita. Ecco, credo che queste foreste esistono e noi tutti possiamo essere uomini che difendono la natura, uomini che difendono gli alberi, anche con un gesto molto semplice, che è quello di mandare un SMS al 45507. Si fa una piccola azione grandissima per le foreste, grandissima per gli animali, perché ci aiuta a essere partecipi di un progetto che non è del WWF. Il progetto di conservare la natura in Italia è forse uno degli progetti più importanti per il nostro futuro. Ecco, Isabella, lei che ha un po' il polso, diciamo, della situazione, anche da un punto di vista culturale, cresce la sensibilità di noi italiani di fronte a questo tipo di problemi? Io credo che sia molto cresciuta negli anni, anche grazie al WWF, anche grazie al fatto che oramai la gente è consapevole che la natura sono le nostre radici su questo pianeta. Cioè, ogni albero che tagliamo, ogni ambiente che distruggiamo, abbiamo un po' meno di speranza di futuro di continuare a vivere insieme a questa meravigliosa natura che accoglie il pianeta. E credo che questo sia veramente uno dei motivi che ci fa sperare che saranno tante le persone che risponderanno al nostro appello, che ci vorranno aiutare in una missione unica, che è quella di salvare i boschi italiani. Forse bisognerebbe fare qualcosa anche nelle scuole, non so se lei è d'accordo, perché i giovanissimi non so fino a che punto sanno cosa vuol dire perdere i boschi, questo patrimonio, diciamo così, che garantisce aria, acqua pulita, che ci difende appunto dal dissesto ecologico, che regola il clima, un po' le cose che diceva lei prima. Sembra strano dirlo, ma i giovani lo sanno più di noi. Lo sanno. Sono sempre stati i nostri grandissimi alleati. Pensi che negli anni noi siamo riusciti a salvare ben 40 boschi e l'abbiamo fatto soprattutto con i giovani, con le scuole, che ci hanno dato un'incredibile mano a creare queste oasi del WWF, e credo che siano veramente i primi alleati, i nostri primi alleati. Noi apriamo le oasi soprattutto ai giovani, abbiamo tantissime attività e il 22 maggio, che è proprio la festa delle oasi, ci saranno un sacco di iniziative soprattutto per i giovani e per le famiglie. Ancora un paio di curiosità per lei, Isabella Pratesi. A proposito del 22 maggio, che è domenica, per entrare in questa meraviglia di natura, per
toccare con mano, in questo caso è proprio davvero così. Ecco, tutto il lavoro che voi avete fatto, che fate da anni, un lavoro prezioso naturalmente, siamo tutti invitati a questa grande festa. Vogliamo fare qualche altro, per dire qualche altro particolare? Allora, innanzitutto, per capire quali sono le 100 osi aperte al pubblico il 22 maggio, basta collegarsi al nostro sito www.wwf.it e si ecco capirà qua, sì, dove possiamo andare a vedere la natura, dove imparare a riconoscere gli animali, quali sono i programmi, quali sono le attività. Nelle osi possiamo fare di tutto, possiamo studiare gli animali, ma possiamo imparare a disegnarli, possiamo imparare a fotografarli, soprattutto ad amarli, perché senza la passione, senza la voglia di custodire questi gioielli di natura, il WWF da solo può fare molto poco. Quindi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di un SMS che ci aiuti con un piccolo contributo, di una telefonata al 45507 e ognuno di noi potrà dire di essere partecipe della missione Salvare la Natura. Grazie, quindi non prendiamo impegni per domenica 22 maggio, ci sono oltre 100 aree naturali protette dal WWF e noi possiamo goderci così quella domenica la natura incontaminata del nostro paese. Ma ora entriamo in uno di questi boschi da salvare, quello della Marzagaglia in Puglia, insieme a un esperto di foreste. A te, Eleonora. Sì, nella regione più povera di boschi, la Puglia, esiste un'area verde che è riuscita a resistere fino ad ora, ma che è gravemente minacciata da molti fattori. Stiamo parlando proprio dei boschi di Marzagaglia. Li vediamo intanto in queste splendide immagini che fra pochissimo arriveranno grazie al nostro regista Giuseppe Sciacca. Ecco, ne parliamo con Roberto Cazzolla Gatti, esperto di ecologia forestale del WWF. Buongiorno e ben arrivato Roberto. Posso darti del tu? Certo. Giovanissimo, ecco, chi meglio di te ci può accompagnare per mano in questi boschi meravigliosi? Qualcosa abbiamo già intravisto e ci può raccontare un po' di storia, dato che tu sei proprio di là. Sì, sì. Sì, i boschi di Marzagaglia sono quelli dove ho mosso i miei primi passi in natura e quelli che mi hanno fatto apprezzare il valore della biodiversità. Sì. Sono scrigni incontaminati davvero di specie, racchiudono bellezze naturalistiche eccezionali. Mm. Sono aree a fragno, una quercia molto, ecco, particolare, vedendo, così le vediamo, che custodiscono una fauna tipica, endemica, quindi della zona, con specie molto rare come il falco grillaio, la testuggine di Herman e farfalle molto particolari come la melanargia arge. Inoltre sono luoghi che custodiscono specie e ospitano specie da primato come il colubrio leopardino, che è il serpente più colorato d'Europa, il mustiolo, che è il mammifero più piccolo d'Europa. Questi luoghi sono integrati perfettamente con la storia di questa regione, di quest'area. E troviamo necropoli peucete, masserie, trulli e ricamati da muretti a secco. Sono davvero un paradiso terrestre, sembra, questo parco. Allora, voi del WWF avete preso in considerazione tre boschi, come ci diceva fra l'altro prima Isabella Pratesi, ecco, quest'anno in particolare, che il 2011 è l'anno praticamente dedicato, no, alla salvaguardia delle foreste in tutto il mondo. Allora, ci spieghi bene da che cosa sono minacciati questi boschi, perché ci dobbiamo preoccupare in questo momento? Sì, le tre aree prese in considerazione sono naturalisticamente molto belle ma altrettanto minacciate. Ad esempio la foce dell'Arrone è un bosco igrofilo ed è minacciato dalla foce dell'Arrone, nei pressi di Macchia Grande, qui nel Lazio. Ah, nel Lazio, sì, per sì. Cui ci spostiamo adesso da Puglia al Lazio, ok. È minacciato dall'espansione edilizia, sì, e dalle strutture turistiche. Lo stesso avviene per quanto riguarda la Valpredina, sì, dove la caccia rischia di compromettere gli equilibri ecosistemici della zona. E poi, ritornando nei boschi di Marzagaglia, troviamo minacce serie come il continuo taglio per ceduazione, che danneggia l'ambiente naturale, l'equilibrio di quei luoghi, la presenza di strade ad alta percorrenza che minacciano la fauna, la presenza di cave
che in qualche modo compromettono. E sempre di più se ne vedono. E sempre di più se ne vedono, anche se c'è un aspetto interessante, una cava proprio presente lì vicino, per anni utilizzata illegalmente per estrarre tufo, adesso ha riconquistato quella naturalità perché il falco grillaio, una specie molto rara, ha iniziato a nidificarci all'interno, quindi ha acquisito ancora più valore nonostante il danno creato dall'uomo. Ecco, in generale qual è lo stato di salute dei boschi italiani? Tu che giri anche molto all'estero, insomma, sì, anche un po' sì. Della salute di questi polmoni naturali internazionali che conosci bene perché giri da qualche anno, insomma. Ti è molto nota. Sì, certo. I boschi italiani, come la maggior parte dei boschi europei, hanno vissuto secoli di intenso sfruttamento per garantire quello che è l'attuale sviluppo europeo. Come siamo messi in Italia? Per fortuna negli ultimi decenni in Italia c'è una ripresa dei boschi, anche se bisogna fare una distinzione tra quelli che sono i boschi vetusti con patriarchi secolari e quelli che sono i boschi gestiti o riforestati. Ecco, il valore di un bosco antico è molto più elevato. È dal punto di vista sia ecologico ma anche dal punto di vista umano da tutelare, questo è proprio quello che il WWF cerca di fare. Quanto bosco in meno abbiamo ogni anno nel mondo, non solo in Italia? Ecco, 13 milioni di ettari l'anno scompaiono definitivamente, cioè una superficie pari a mezza Europa viene distrutta ogni anno. Questo avviene soprattutto nelle zone tropicali, in Indonesia per l'olio di palma che poi finisce nei nostri biscotti e nelle merendine, o nel bacino del Congo dove anche il taglio selettivo alla fine diventa parquet o mobili e soprattutto anche in Amazzonia. Le specie protette invece? Specie protette del WWF tutelate nelle oasi, esempi importanti sono ad esempio il cervo sardo, il lupo, la lontra e l'orso marsicano. Dunque siamo tutti, adesso mi aiuterai anche tu a lanciare questo appello, siamo tutti invitati a dare il nostro contributo per salvare questi preziosi boschi a rischio. Da oggi fino al 22 maggio, un piccolo gesto per una grande causa, dona 2 euro inviando un sms a questo numero che fra pochissimo vedrete in sovraimpressione, il 45507, da tutti i cellulari o chiamando lo stesso numero da rete fissa. Ecco qua lo slogan: Festa Oasi 2011, una nuova oasi per te e per tutti quanti noi. Grazie, grazie. A WWF, grazie al nostro ospite, che ricordiamo è Roberto Cazzola Gatti ed è un esperto di ecologia forestale del WWF. Adesso diamo la